L'obiettivo della regione è migliorare la sicurezza degli operatori sanitari, spesso vittime di atti di violenza nelle strutture ospedaliere. Perciò il presidente Michele Emiliano ha annunciato la prossima organizzazione di un incontro tra i prefetti e i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere pugliesi per stabilire nuove linee guida sugli interventi delle forze dell'ordine. È evidente che la sicurezza si può garantire con le forze di polizia, ma va anche garantita con una progettazione delle strutture diversa. Purtroppo non è previsto nelle linee guida di progettazione degli ospedali nessun tipo di investimento sulla prevenzione degli atti di violenza, e quindi bisogna farlo con i mezzi di cui si dispone. E il passo successivo sarà quello di far incontrare tutti i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere con i prefetti di ciascuna provincia. Durante l'incontro convocato dal prefetto di Bari Francesco Russo, Emiliano ha sottolineato l'importanza di progettare gli ospedali in modo da prevenire la violenza, ma ha anche riconosciuto che al momento le risorse per tali investimenti non sono incluse nelle attuali progettazioni. Per questo motivo occorre utilizzare al meglio i mezzi disponibili e creare una cooperazione fra ASL e forze di polizia, con protocolli che saranno definiti entro il 30 ottobre. Noi abbiamo già individuato delle soluzioni, praticamente cercare in modo di mettere in grado le forze di polizia di intervenire laddove ci siano degli elementi di pericolo, in modo tale da poter dare anche una sensazione di maggiore sicurezza ai medici.